Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi seconda tappa per quanto riguarda le mie collezioni, tema ovviamente calcistico. L'altro ieri vi ho portato a vedere le mie mascotte, e infatti trovate il link ovviamente sotto qui nella playlist. Avevo fatto vedere le mascotte della Juve e del calcio in generale, quindi dei mondiali, eccetera. Oggi vi faccio vedere una collezione molto particolare. E oggi vi faccio entrare appunto nel mio hard disk, cioè il mio appunto l'hard disk dove contengo che contiene molti highlights delle partite, ma adesso non vi anticipo niente, ma vi faccio vedere. Ecco l'hard disk, come vedete è tutto diviso per cartelle, come potete vedere, cioè leggete diverse cartelle, diversi nomi ovviamente, e sono divisi ovviamente per trofei ma anche per squadre. Cioè, leggete Juventus Under 23, come potete vedere, Juventus Women, Juventus Primavera, eccetera, eccetera, eccetera. Veniamo dunque a spiegarvi bene di che cosa si tratta. Allora, ad esempio ho il documentario Buffa racconta Scirea, e ho diversi documentari tipo First Team Juventus, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente queste sono tutte cose a uso personale. E veniamo dunque adesso nello specifico, andiamo su scudetti. Come vedete io ho diviso 1, 2 e poi dall'undicesimo in poi, perché devo ancora creare i video per gli altri scudetti. Prendendo uno scudetto a caso, il 37esimo per esempio, io ho due video ad esempio che sono tutti i gol della stagione e la premiazione. Stessa cosa vale per tutti gli scudetti, quindi 29esimo scudetto, 14esimo scudetto. Io ho solo la vittoria dello scudetto, devo trovare le altre, però la maggior parte, come potete vedere, soprattutto dal 25esimo in poi, vedi il cammino della Juve, insomma, tutte queste cose qua. Vedete qua, addirittura il 5 maggio ho diversi video, perché ho il film, la partita, le cose, insomma tutto quello, quelli che è il calcio, cui studio voi stadio del 5 maggio, insomma c'ho un bel po' di, come posso dire, di vittorie. Vi dicevo, quando io non riesco a trovare, tipo nel 1905 non era possibile avere dei video sul 1905, il video me lo creo io, un video molto veloce, metto le immagini d'epoca, i risultati elencati, non ve li faccio vedere anche per copyright, collino della Juve, e questo mi permette di avere anche video molto vecchi che altrimenti non avrei mai potuto mai nella vita avere. Come vedete, campionati federali vale la stessa regola degli scudetti del 1905, perché erano impossibili da trovare. Coppa della Liberazione, questa è una coppa molto importante che si è giocata nel 45 tra Juve e Vigili del Fuoco di La Spezia, che erano giocata tra i campioni d'Italia e quella che aveva vinto finora più scudetti. È una sorta di Supercoppa italiana dell'epoca che giocarono appunto le due squadre. La Coppa del Ministero della Pubblica Istruzione, che è quella che ufficialmente era un campionato nazionale universitario tra Juve e Milan. La Juve, sapete che la Juve era una squadra, è una squadra nata da come possiamo dire, dai ragazzi. Le cose più particolari, vedete qua, prosegue tranquillamente. Coppe internazionali sono divise tra UEFA, e ci sono tutte le coppe ufficiali UEFA. E altri ho messo, cioè la Coppa dell'Amicizia Italo-Francese, il Mundialito, insomma coppe importanti internazionali, ma che non facevano parte del lotto UEFA. Poi i derby, ecco qua ho gli highlights, che tutti gli highlights che posso trovare dei derby vinti dalla Juve li metto qua dentro. Extra, qui c'è un po' di tutto. Qui c'è Bernardeschi versus Dexter, o l'episodio, la puntata di Ciao Darwin, Free Kickers verso Buffon, Gunna, il cantante che canta Top Off, perché aveva sulla maglia della Juve, insomma tutte quelle curiosità, i due bomber verso Schellini, l'Ice Bucket Challenge, insomma tutti questi video un po' particolari che la Juve ha fatto nel corso della storia, o giocatori della Juve hanno fatto. First Team Juventus, come ho detto, sapete benissimo che è la serie TV di Netflix sulla Juve. Juventus for Special,
Ecco qua, quarta categoria. Io non ho video di partite, ma ho video di feste, così, quindi tutti i successi della Juventus for Special io li metto dentro comunque in questa cartella. Juventus eSports, io qua ho messo tutte le prime vittorie contro i ragazzi che affrontano la Juve nelle eSports, quindi la prima vittoria con Manchester United, la prima vittoria contro il Boavista, le due vittorie con lo Schalke, ho messo la prima in trasferta in maniera simbolica. E la prima in casa ho messo in simbolica perché è stata la prima vittoria in assoluto in questo mondo qui. Juventus giovanili, tutti i trofei e le partite da ricordare, principalmente della Juventus dall'Under 17 in giù. Ho highlights della Future Cup, highlights della Memorial Augello, dei due Memorial Augello, highlights del Lennard Johnson Academy Trophy. Insomma, Alessandro Magliani, c'ho il trofeo Magliani. La Picius International Cup, c'ho gli highlights, la Tahiti's Cup, ho tutti gli highlights della Tahiti's Cup, ho la finale della Scirea Cup del 2019, insomma, colleziono praticamente tutti i trofei che riesco a trovare, gli highlights dei trofei che riesco a trovare dall'Under 17 in giù. Veniamo adesso alle Juventus Legends, qui ho solo due partite perché le altre le hanno perse tutte, ho messo nazionali italiani, italiana cantanti, campioni della ricerca perché c'erano più della metà erano della Juve, anche se è un po' forzata la cosa, ma l'ho messa, e ho messo il ventennale della Vegalta Sengai dove la Juve vinse con le sue Legends contro la formazione appunto che milita in J-League. Juventus Night, per chi se lo fosse dimenticato, è stata quella serata dei Brooklyn Nets che hanno fatto in favore, che hanno fatto, come posso dire, nell'NBA. Juventus Primavera, qui ho messo tutti i trofei, vedete Coppa Italia così, e ce ne sono altre, più tutte le prime vittorie nei campi in trasferta. Ad esempio, la Juve non ha vinto questa Youth League, però ha vinto alla prima volta al Wanda Deportivo, e allora mettiamo le highlights. La prima vittoria al Campo Antonucci, la prima vittoria al Clay Schiller Hurricane, insomma tutte le prime vittorie della Juventus Primavera in determinati stadi, più ovviamente i trofei, quindi il Torneo di Viareggio, le finali del Torneo di Viareggio, gli scudetti, quello che potevo, le coppe, la Coppa Italia, le Supercoppe, tutto quello che potevo trovare di titoli li ho messi. In più, ripeto, tutte le prime vittorie documentate, con cui ho avuto la certezza che siano cose vere, in trasferta. Stessa cosa l'ho fatta per l'Under 23, o meglio, l'Under 23 ho fatto la stessa cosa, ma tutte le prime vittorie in trasferta. Perché, ad esempio, le vittorie della primavera, cioè l'Under 23 non ha mai vinto un trofeo, quindi ovviamente qua ci limitiamo per ora a fare solo le vittorie in trasferta. Chiaramente qua ci sono tutti gli highlights. Stessa cosa ho fatto per le Juventus Women, primo scudetto Women, secondo scudetto Women's, c'è dentro anche la Coppa Italia, come vedete, c'è dentro anche la Supercoppa, eccola qua, e le altre, a parte Juventus Women Basketball, che era ci sono anche dei giochi che hanno fatto, ho messo i trofei giovanili, come potete vedere c'è l'Under 13 che ha vinto il Champions Trophy Girls. E ho messo la primavera, ho i due Viareggio vinti dalla primavera, insomma. E poi ovviamente tutte le prime vittorie nei campi in trasferta. Aggiungo io, nelle due cartelle degli scudetti possiamo vedere, io ho messo tutte le partite, tutti gli highlights, tutti, partite in casa e partita fuori. Stessa cosa farei se quest'anno dovessero rivincere il campionato. Vi farei la stessa cosa. Qui ho delle foto che mie che sono andato quando sono andato a vedere Juventus Armenia Bratislava. Partite epiche, io qua ho messo delle partite che non c'entravano nulla con prime vittorie, ma che comunque mi sono rimaste nel cuore, tipo 7-0 con l'Olympiacos Pireo che ci ha valso il record europeo, poi battuto dal Liverpool per il gol con maggior scarto. Ho messo il Milan Juventus 6-1, ho messo la partita col Frosinone che ha dato la possibilità ad Alessandro Del Piero di segnare il gol numero 200 con la maglia bianconera, insomma, l'ho messa un po' di tutte. Premi individuali, io qua non faccio altro che mettere le premiazioni. Ho messo qualche MVP, ma poi, ad esempio, Globe Soccer Awards, Pallone d'Oro, Golden Boy, miglior gol della UEFA, insomma, un po' di queste cose qua individuali. Prime vittorie, inaugurazioni stadi Juve, qui abbiamo tutte le inaugurazioni e le prime partite ufficiali fatte
nei vari campi. Avete visto il video ieri che parlavo appunto dei campi della Juve, ad esempio c'è l'inaugurazione dello Stadio delle Alpi tra Selezione Torino e Porto, l'inaugurazione dello stadium, in più Juventus Taranto, prima partita ufficiale allo stadium, insomma tutte queste cose qua. Non è male questa cosa. La cartella di cui vado un po' più orgoglioso è questa, dove io ho messo tutte, sempre andando avanti a trovarle, le prime vittorie della Juventus in tutti gli impianti in trasferta, in più con diverse nomenclature, tipo questa partita qua che vi sto dove c'è il selezionato in questo momento, ACF Fiorentina Juventus 1-2, prima vittoria dell'Artemio Franchi contro la CF Fiorentina, perché la CF Fiorentina aveva una ragione sociale, ha una ragione sociale diversa dalla C Fiorentina in passato, quindi anche questo va tenuto conto. Le partite contro l'Atalanta, la prima vittoria al Comunale, la prima vittoria all'Azzurri d'Italia, la prima vittoria al Brumana, la prima vittoria al Juve Stadium, prima vittoria a Barcellona, prima vittoria, insomma, tutte le serie di prime vittorie, tutte le volte che la Juve ha vinto uno stadio è segnato. Guardate quanti ce ne sono al Cagliari, ma anche perché il Cagliari, come potete vedere, ad esempio, ha giocato al Legno Tardini, ha giocato al Nereo Rocco. Quindi sono tutte prime vittorie in uno stadio, però è diciamo straniero per il Cagliari perché fuori dalla città, in uno stadio neutrale, ma comunque che valeva come Cagliari in casa. Valeva come Cagliari in casa, cioè Cagliari ha giocato in casa. Altri stadi, come potete vedere, hanno cambiato nome. Infatti io ho Catania Juventus 1-2 con la prima vittoria al Cibali, ma ho anche un Catania Juventus 1-2 con la prima vittoria all'Angelo Massimino. Stesso impianto ma nome diverso, quindi come ho detto prima, a livello statistico questo assolutamente conta. E come anche qua, come negli altri, ho creato letteralmente, tipo qua, prima vittoria allo Stadio Philadelphia era praticamente introvabile. E io ho creato letteralmente il video da poco mettendo le due squadre, mettendo sempre l'inno della Juve, mettendo come posso dire, le statistiche di quella partita e basta, insomma, in poche parole, ho creato un video giusto proprio a livello statistico. I scudetti li abbiamo già visti, tutte le Supercoppe italiane. Ecco qua ci sono tutte le Supercoppe italiane vinte dalla Juve. E i trofei amichevoli. I trofei amichevoli ho messo tutti i trofei principalmente estivi. Quindi la vittoria al Tournai Mistru, la vittoria al 120 anni di Berlino, il centenario del Benfica, il trofeo Gamper, lo Star League, delle League, lo Star Game, contro gli All-Star Game per l'addio al calcio di Altayani. Insomma, tutte le partite veramente che riguardavano i trofei estivi, tutti i trofei Berlusconi, tutto questo è qua dentro, quindi assolutamente lo posso trovare quando voglio. Ragazzi, quindi questo è il mio hard disk, questa è la mia collezione, ci tenevo a farvela vedere, spero che vi sia piaciuta. Era la seconda puntata per Calcio Collection, quindi io mi auguro che possiate vedere anche le prossime, perché penso che siano interessanti. La prossima puntata sarà finalmente quella delle maglie, in qualche modo mi organizzerò e la farò, ma sarà sicuramente quella. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao!